Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia sedesta, mia bella Madonnina, che te brille de lontan, tutta d'ora e piscinina, di te dominet Milan, sotto ti se vive la vita, si sta mai coi mani in man, cante tu da Napoli se mar, ma poi vengono anche a Milan. C'è sta una leggenda romana legata a sta vecchia fontana, per cui se ci butti in soldino costringe il destino a farte tornare. E quando il sordo bacia il fontanone, la tua canzone in fondo è questa qua. Arrivederci Roma.
vai, au revoir. Si ritrova a pranzo a squarciarelli, fettuccine e vino dei castelli, come ai tempi belli che Pinelli immortalò. Arrivederci Roma. Buon pomeriggio a tutti. Sono Maria Giambrocono, RSU della provincia di Potenza, e sento l'onore e l'emozione di annunciare l'apertura di questo 11° congresso nazionale della UIL Scuola, dando il benvenuto a tutti voi, care delegate e cari delegati, amici invitati, autorità illustri. Perugia è stata scelta per ospitare un appuntamento congressuale che ambisce ad essere iscritto nel registro degli eventi non ordinari, anzi, ad utilizzare questa tribuna per partecipare in presa diretta alla riformulazione dell'agenda politica del Paese. È per questo che si è voluto dare all'evento una particolare solennità, e che il sipario dell'11° congresso si è elevato sulle note di un piccolo concerto dell'orchestra UIL AFAM, diretta dal maestro Carmine Sant'Aniello.
Abbiamo ascoltato alcuni brani celebri della Norma, del Rigoletto, della Traviata, ma anche un'originale fantasia di melodie regionali elaborata dal maestro Santaniello, ed abbiamo illustrato il tema di questo congresso, La scuola unisce l'Italia, con l'inno di Mameli, il più sentito e doveroso omaggio all'unità e solidarietà nazionale. Naturalmente non trascuro di ringraziare vivamente, a nome di tutti voi, l'orchestra della UIL AFAM ed il suo direttore. E di rendere onore alle splendide voci della soprano Irene Irma Tortora. E dei tenori Pasquale Tizzoni e Pellegrino Vitali. Approfitto di questo interludio che precede l'apertura formale dei lavori congressuali per annunciare che hanno assicurato la loro presenza e dovrebbero essere tra noi il sindaco di Perugia Renato Locchi, la vice ministro dell'istruzione Mariangela Bastico, alcuni autorevoli membri del Parlamento, il senatore Franco Asciutti, il senatore Giorgio Benvenuti, il senatore Andrea Ranieri, l'onorevole Baldo Spini. Il dirigente dell'ARAN Francesco Melendez, il direttore generale del personale del Ministero dell'Istruzione Giuseppe Cosentino, la presidente della Fondazione Sandro Pertini di Stella Elisabetta Favetta, i professori Alberto Righini dell'Università di Firenze e Giuseppe Limone della Seconda Università di Napoli. Il responsabile scuola della Confindustria Claudio Gentili. Il direttore generale Ugo Panetta. Il segretario generale della Federazione Lavoratori della Conoscenza della CGIL, Enrico Panini. Il segretario generale della CISL Scuola, Francesco Scrima. I dirigenti nazionali della UIL, Antonio Foccillo. Guglielmo Loi. Gilberto De Santis, Rocco Carannante, Carmelo Barbagallo. Ringraziamo anche per il messaggio di saluto Salvatore Bosco, segretario generale UILPA, e Silvano Miniati, segretario generale UIL Pensionati. Siccome abbiamo un parterre particolarmente nutrito e di grande prestigio, voi mi perdonerete di qualche eventuale involontaria omissione o imprecisione. Ma non posso chiudere questo mio intervento preliminare senza rivolgere a nome delle delegate e dei delegati al Congresso il più profondo ed affettuoso omaggio al nostro segretario generale Massimo Di Menna. Che è sicuramente tra gli artefici massimi tanto della sempre più forte credibilità politica e culturale che il nostro sindacato è andato conquistando in questi anni, quanto della sua straordinaria crescita organizzativa.
Bene, credo che il mio compito si sia esaurito e che è venuto il momento di chiamare in causa il regista di questa grande assise congressuale, il nostro segretario organizzativo Pino Turi. Io non mi aspettavo questa prolusione, quindi oltre all'emozione della musica che ha preso a tutti voi, ora dobbiamo continuare a fare il nostro congresso, come dice il nostro segretario. Ora io devo andare a costituire ed aprire ufficialmente e formalmente questo 11° congresso. Io chiedo di illuminare la sala perché dobbiamo mettere anche i voti. Noi oggi, in questo momento, apriamo l'11° congresso della Uliscuola qui a Perugia. I ringraziamenti di rito sono stati fatti, se qualcuno è stato dimenticato troveremo il modo per farlo durante i nostri lavori dei 3 giorni, ma permettetemi di ringraziare l'amministrazione comunale che ci ha consentito di stare in questo bel teatro e in particolare l'assessore Ilio Liberati che ci ha trasmesso il suo entusiasmo e il suo amore per Perugia, ci ha contagiato. Allora io mi rivolgo ai delegati che hanno o dovrebbero avere una delega provvisoria. Ora io vi propongo la presidenza di questo congresso, poi la metteremo ai voti. Ora la proposta della presidenza è la segreteria della Uliscuola, quindi Massimo Di Menna, Noemi Ranieri, Franco Sansotta, Fiorello Macro, Lello per gli amici, quindi lo chiamiamo Lello, Pino Turi sarei io, Piero Bottale, Antonello Lacchei, Proietti Pasquale e non ho visto Ticca Francesca. Sansotta è stato già chiamato. Se non lo ripetiamo così non fa male. Franco Sansotta se non lo avessi nominato. Poi alla presidenza chiamiamo anche Bruno Montesi, che è il nostro segretario provinciale dell'Umbria, quindi di Perugia, la brava RSU che mi ha anticipato, Gianbrocono Maria, e quindi io metterei ai voti questa proposta di presidenza. Quindi chiedo gentilmente ai delegati, Cardilli stava in ordine alfabetico, l'ho messo dopo la segreteria, ma io ho il piacere di mettere in questa proposta il collega Stelio Cardilli, che per anni ha amministrato egregiamente le nostre finanze, ci ha portato sin qua. Quindi Cardilli Stelio fa parte nella proposta della presidenza. Quindi chiedo ai delegati di alzare la delega. Giù. Chi è contrario? Nessuno. Quindi la presidenza è approvata all'unanimità. Quindi io chiedo a Massimo Di Menna, Stelio Cardilli, Noemi Ranieri, Franco Sansotta, Lello Macro, Piero Bottale, Antonello Lacchei, Proietti, Ticca Francesca e Montesi Bruno, insieme a Gianbrocono Maria, accomodarsi al tavolo della presidenza. Una volta adempiuto il più importante degli adempimenti di un congresso, si passa agli altri due che sono altrettanto importanti, sarò molto rapido. Chiedo sempre ai delegati, li poi metterò a votazione, l'insediamento della Commissione Verifica Poteri e la Commissione Elettorale. Lo facciamo in 2 votazioni separate. Ora, per la Commissione Verifica Poteri si propone Cosimo Di Somma, De Nigris Amleto, Domenico, Rossella Benedetti e Pinzone Concetta.
La commissione sarà insediata domani mattina alle ore 10 presso il centro congressi Quattro Torri. Ora, chi è d'accordo per questa composizione alzi la delega provvisoria. Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Quindi approvata all'unanimità. L'ultimo adempimento formale burocratico è l'insediamento e l'elezione della commissione elettorale. La proposta è Mendola Marco, Coluzzi Vincenza, Oliva Michele, Arena Maria Rosaria, Oriolo Maria Eufemia. Anche qui, chi è d'accordo alzi la delega. Giù la delega. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Tutti d'accordo. Approvato all'unanimità. Quindi queste commissioni domani saranno insediate per il loro lavoro, perché voi sapete che un congresso termina con l'elezione dei propri organismi che per 4 anni porteranno avanti quello che decideremo insieme in questi 3 giorni. Ora non mi resta altro che passare volentieri la parola al sindaco di Perugia per un saluto, perché questa città è molto ospitale, quindi il primo cittadino ci onora a parte della sua presenza ma anche di un suo saluto. Grazie, prego sindaco. Grazie. Sono io che ringrazio voi per essere qui, vi saluto, vi porgo il benvenuto a Perugia e ringrazio la UIL Scuola per aver scelto Perugia per il suo 11° congresso. Mi auguro anche che la logistica sia di vostro gradimento, il teatro è bello ma anche il centro Quattro Torri è sicuramente più confortevole per i vostri lavori, però ho molto apprezzato che abbiate scelto e chiesto il Morlacchi, che è nel cuore della nostra città ed è un elemento distintivo di Perugia. Il vostro congresso è importante, tutti i congressi sono importanti per i motivi richiamati dal vostro segretario organizzativo. Servono a delineare le cose da fare per i prossimi 4 anni. Però il congresso di un sindacato, del sindacato della scuola, è particolarmente importante, perché la scuola ha interessato tutti noi, le generazioni che ci hanno preceduto e coloro che verranno dopo di noi, e credo io che la scuola sia un punto fondamentale della cultura di un paese, dell'attività di qualsiasi governo. Mi auguro che sia anche un punto che sarà al centro dell'attenzione del governo che si è insediato proprio nelle ore, nei giorni passati. Cari signori, cari delegati, non sono un uomo di scuola, però ho un punto di vista, se permettete, ingenuo, non da addetto ai lavori, e per questo credo che possa avere un suo valore. Io ritengo che la scuola ha bisogno di un grande impegno, di un grande lavoro. La situazione che c'è oggi, per quanto mi riguarda, non la trovo una situazione soddisfacente. Per me la scuola credo debba tornare ad essere, più di quanto lo sia oggi, un punto di impegno, di lavoro decisivo. Se io guardo come guardo la realtà che conosco meglio, quella di Perugia, credo che non faccia necessariamente eccezioni rispetto a quella del resto del nostro paese. Io vedo zone di grande diffusa demotivazione, vedo una situazione confusa dal punto di vista dei programmi, soprattutto vedo tante zone di frustrazione di coloro che vi lavorano. E ciò è un fatto che non va bene per il paese, è un fatto che non va bene per coloro che studiano oggi e che saranno coloro che avranno un ruolo
negli anni a venire. E allora l'augurio è che il vostro congresso, interrogandosi su questi temi, sappia produrre un contributo importante e significativo, di cui poi coloro che debbono farlo e possono farlo tengano conto. Io ritengo che la scuola debba essere sempre più un punto di impegno. Io vedo una scuola che è troppo impegnata su questioni che non so quanto siano centrali. Le mie tre figlie, racchiusi in un arco temporale di 28, 23 e 20 anni, ho potuto vedere da genitore una scuola che si impegna molto sull'educazione, si impegna, tolgo il molto, sull'educazione stradale, l'educazione alimentare, i problemi legati a questioni fondamentali quali l'ambiente. Per certi aspetti mi è sembrato che abbia smarrito il punto di selezione, di lavoro duro, di impegno quotidiano sulle grandi questioni che non possono essere eluse o accantonate, perché poi nel corso degli anni a venire il quotidiano della vita ci chiama a rispondere su queste questioni. Io ritengo che c'è bisogno di un maggior studio, di un maggior impegno, di un maggior lavoro. C'è bisogno che i professori, ad esempio, siano trattati meglio, ancor più rispetto alla situazione che si è prodotta nei dirigenti, con i dirigenti scolastici. C'è bisogno di rimotivare un personale, soprattutto un personale docente, che è una risorsa fondamentale. E questo per me significa dare spazio e dare più risorse alla scuola e, aggiungo l'aggettivo, alla scuola pubblica. Mi auguro che il governo che si insedia sia all'altezza, sappia rispondere a queste esigenze che per me sono fondamentali per oggi e per gli anni a venire. Buon lavoro. Allora, ringraziamo il sindaco per il saluto che ci ha voluto portare e rapidamente do la parola al nostro padrone di casa, sindacalmente parlando, Bruno Montesi, che è il segretario provinciale della UIL Scuola di Perugia, dopo aver completato la presentazione di Francesca Ticca, che io ho chiamato alla presidenza perché tra l'altro è stata con noi da anni nella UIL Scuola, oggi è segretario regionale della Sardegna, quindi una donna della scuola, segretario regionale della Sardegna, ci riempie di gioia. Come responsabile della struttura provinciale della UIL Scuola di Perugia sono felice e orgoglioso, ma sono anche molto emozionato nel dare a tutti voi un sincero e caloroso benvenuto a nome degli iscritti UIL, del Comitato Direttivo Provinciale, della Segreteria Provinciale e naturalmente il mio personale. Quando il nostro segretario Massimo Di Menna mi comunicò la scelta di Perugia come sede dell'undicesimo... Alzali, sì, bravo. Forse, ecco, se va bene così... Mi comunicò la sede della scelta di Perugia per il nostro undicesimo congresso nazionale, stentavo a credere veramente quello che stavo ascoltando. Mi sono chiesto molte volte dopo quella telefonata le ragioni di questa scelta e sono giunto a conclusione